Ciao a tutti e benvenuti alla mia prima lezione di fisarmonica. In questa lezione vi spiegherò cos'è la fisarmonica in ogni minimo dettaglio. Vi racconterò come ha impattato nella mia vita questo strumento, da come tutto è cominciato e da come adesso tuttora sto continuando a suonarla e ad esercitarmi per migliorare sempre di più. Allora, partiamo dal presupposto che quando ero piccino, avevo 5-6 anni, mia madre mi disse che le sarebbe piaciuto farmi imparare uno strumento musicale e appunto mi disse: ascolta, dimmi qual è lo strumento che ti piace di più e dopodiché comincerai, vedrai un po' se ti piace, se non ti piace e se vuoi continuare. A quel punto, fra tutti gli strumenti musicali, immaginate vedere tutti gli strumenti, uno diverso dall'altro, il pianoforte, il violino, la chitarra, la batteria. Alla fine scelsi proprio la fisarmonica. Vi dirò, tuttora non so spiegarmi questa scelta, non so neanche dirvi come mai abbia scelto proprio la fisarmonica, ma se davvero ho scelto la fisarmonica, un motivo ci sarà stato. Probabilmente avrò visto i vari virtuosi che suonavano, che si esibivano in pubblico. E quindi volevo anch'io imparare, poi mi sembrava uno strumento completo, insomma, tutto sommato adesso sono passati 20 anni, dopo 20 anni di studi posso dire che tutto sommato la fisarmonica mi piace ancora, non la cambierei per nessun strumento al mondo. Quindi adesso vi introduco un po' chi ha inventato la fisarmonica, quanto è vecchio questo strumento e negli anni anche come si è mutato, come si è trasformato. La fisarmonica, il primo brevetto di fisarmonica è stato fatto attorno al 1830 e diciamo che non era una vera e propria fisarmonica, era più una sorta di strumento da balera, di quelli a mantice lunghissimo, diciamo che era una prima idea di fisarmonica, che poi si è trasformata pian pianino nel bandoneon, che è anch'esso un antenato della fisarmonica, anche se tuttora c'è ancora, ci sono ancora musicisti che lo suonano. E sul bandoneon vorrei ricordare, fra l'altro, Astor Piazzolla, che è un suo gran sostenitore. Astor Piazzolla era proprio un bandoneonista. E arriviamo quindi ai primi del Novecento, dove cominciamo a vedere anche dopo il bandoneon le prime fisarmoniche come le vediamo ai giorni nostri. E fra il 1960 e il 1970, fra l'altro, c'è stato proprio un boom delle fisarmoniche. Sono sicuro che quasi ogni famiglia, se non comprava uno strumento musicale come la chitarra o un piano, comprava comunque una fisarmonica per, diciamo, per intrattenersi, era proprio la tradizione anche di portare uno strumento musicale nelle famiglie. Quindi, fra parentesi, se avete una fisarmonica di quegli anni, intorno agli anni 50, 60, 70, insomma, tenetela buona perché al tempo c'erano ottimi materiali e soprattutto molta pazienza per costruire questo strumento. Ma adesso passiamo subito alla parte pratica. Vi mostro esattamente come funziona questo strumento in ogni minimo dettaglio. Voilà, ecco voi la fisarmonica. La fisarmonica è composta da tre parti essenziali: la parte destra, il mantice e la parte sinistra. Allora, a cosa servono questi tre componenti? Come ben sapete, la parte destra serve per fare la melodia, l'assolo della canzone, mentre la parte sinistra serve per l'accompagnamento, quindi a seconda se avete una polka o un valzer potete usarlo nella maniera in cui preferite, potete anche fare note singole con la sinistra. Queste sono tutte note singole, però principalmente come vi mostrerò nelle lezioni, la useremo per fare accompagnamento. Dopodiché c'è la parte in mezzo che appunto si chiama mantice. Il mantice serve appunto per far uscire il suono. Se non ci fosse il mantice, la fisarmonica non suonerebbe, nel senso, se proviamo a suonare i tasti senza aprire il mantice, non ci sarà alcun suono.
Come vedete, io sto schiacciando i tasti, ma non, qua non esce nessuna musica. E come mai funziona in questo modo? Funziona così perché la fisarmonica dovete pensarla come un'armonica a bocca. Un'armonica a bocca dove ci sono delle lamelle metalliche che soffiandoci dentro vibrano e producono del suono. Nella fisarmonica qual è la differenza? La differenza è che invece di avere le labbra, quindi invece di soffiare, c'è un mantice che fa tutto questo sporco lavoro per noi. Quindi se voi provate anche a chiudere il mantice o ad aprirlo senza suonare, come vedete farà molta fatica ad aprirsi e chiudersi, poiché noi non stiamo facendo uscire l'aria, cioè il mantice dentro è completamente vuoto, è solamente una sorta di pompa che noi nel momento in cui suoniamo le note fa uscire l'aria e a seconda della nota che noi schiacciamo fa uscire un suono diverso dall'altro. Ora vi farò vedere, adesso prendo la mascherina. Ok, come vedete, nel momento in cui io vado a schiacciare un tasto, tutte queste ancette, queste si chiamano ance, nel momento in cui vado a schiacciare un tasto, l'ancia corrispondente si alza, alzandosi sotto l'ancia c'è una feritoia, c'è un piccolo forellino, dal quale io, tirando il mantice, faccio uscire il suono in base al tasto corrispondente. Allora, questa è molto interessante perché innanzitutto la fisarmonica non è elettrica, non ha bisogno di alcuna corrente, funziona tutto al naturale. E la parte bella è anche un po' la dinamica. La dinamica significa suonare il suono più forte e più piano, nel senso, a seconda di quanto io tiro il mantice, posso modulare la potenza del suono. Quindi posso suonare dal pianissimo al fortissimo, e stessa roba per i bassi. Chiaramente più note suono assieme, e se in aggiunta ci metto anche i bassi, più il mantice si chiuderà e si aprirà velocemente, perché allo stesso tempo l'aria uscirà, molta più aria nello stesso momento, e quindi appunto il mantice farà meno fatica ad aprirsi e chiudersi. Bene, questo era ciò che riguarda la fisarmonica, e seguite dunque le mie lezioni che partiranno dal livello proprio base, cioè cosa sono le note, cos'è il pentagramma, e dove vi dirò tutto quel che c'è da sapere per imparare questo strumento, e quindi seguitemi.